Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi delle parole di Lotito sullo stadio Flaminio. Che cosa ha detto Lotito? Lotito ha detto quello che un po' tutti noi immaginavamo, quello che, di cui avevamo paura. Vi riporto le sue parole che sono state riportate dal Corriere della Sera. Avere il Flaminio sarebbe importante per emozioni e storia che rappresenta. Bisogna però scontrarsi con gli aspetti pratici e funzionali. Stiamo lavorando per trovare la soluzione ai problemi logistici. Stiamo lavorando per trovare le soluzioni. Ha parlato anche l'assessore allo sport, Alessandro Norato, che ha detto: lo stato Flaminio, nelle condizioni attuali, è una croce per la città, e questo è verissimo. È un impianto che può essere la casa della Lazio, ma ci sono delle criticità che vanno affrontate a stretto giro di posta, altrimenti il comune ha l'obbligo verso i cittadini di cercare e accettare altre soluzioni. Il presidente Lotito chiede tempo, il comune vuole accelerare. Quindi Lotito dice quello che un po' tutti noi temevamo, ovvero che sarà difficilissimo. Lotito, io non credo che Lotito spenga con queste parole le speranze di noi laziali, però conferma che sarà veramente difficile. Cioè, sarà veramente difficile, perché evidentemente ci sono tante limitazioni. Vi faccio un esempio. La cosa migliore sarebbe stata quella di abbattere lo stadio e costruirne sopra uno nuovo. La cosa migliore, ma non si può fare. Non si può fare. Inoltre, ci sono anche delle limitazioni per quanto riguarda un'eventuale ristrutturazione. Ci sono delle aree interne e esterne allo stadio che non possono neanche essere toccate, di conseguenza non possono essere ristrutturate. Cioè, sono questi gli aspetti funzionali e pratici di cui parla Lotito e le criticità di cui parla l'assessore allo sport. Queste limitazioni, ok? Che non rendono facile la vita della Lazio in questo caso. Però dalle parole di Lotito si evince anche che la Lazio ci sta provando, cioè la Lazio ci sta provando seriamente a riportare i tifosi della Lazio al Flaminio, cosa che sarebbe una svolta secondo me epocale nella storia di questo club. Quindi speriamo. L'obiettivo principale del club è sicuramente quello di ampliare la capienza. In questo momento la capienza del Flaminio si dovrebbe aggirare intorno ai 25.000 posti, quindi non sarebbe neanche idoneo per la UEFA, non sarebbe neanche idoneo ad ospitare una partita internazionale, ok? L'idea della Lazio è quella di aggiungere circa 10.000 posti ai 25.000 posti già esistenti, ok? Quindi arrivare ad un totale di 35.000 posti. Ma qual è la sensazione? La sensazione, almeno mia personale, è che anche 35.000 posti sarebbero veramente pochi per una tifoseria come la Lazio, che sta facendo quest'anno quasi 45.000 spettatori a partita. 45.000 allo stadio Olimpico, che è, non, credo non si possa neanche considerare uno stadio di pallone, uno stadio di calcio. Eppure quasi 45.000 spettatori con tutti i problemi di viabilità, di come raggiungere lo stadio. Immaginate quante persone possano andare allo stadio Flaminio a vedere la Lazio. Più di 45.000 partite, ragazzi. Più. È per questo che c'è proprio la sensazione che 35.000 sia veramente poco, cioè che sia un peccato. Sarebbe un peccato. Però, ragazzi, qual è il discorso? È che aggiungere 15.000 o addirittura 20.000 posti ad uno stadio che ne ha 25.000 è praticamente impossibile con tutte le limitazioni del caso. Con tutte le limitazioni del caso, perché l'idea sarebbe quella di aggiungere un anello superiore, ovviamente, no? Di aggiungere, quindi aggiungere un anello superiore, però non, 20.000 posti in più è difficile.
è davvero difficile. Però io, dopo le parole di Lotito, personalmente mi sento felice. Cioè, queste parole per me sono rassicuranti. Cioè, Lotito mi ha rassicurato sul fatto che la Lazio ci stia lavorando. Ci stia lavorando. Cioè, questa è un'ulteriore conferma. La Lazio ci sta lavorando probabilmente da un annetto sullo stadio Flaminio, ok? Ed è proprio questo quello che mi fa sperare. È proprio questo quello che mi fa sperare. La Lazio, che inoltre nell'ultimo anno e mezzo, come società, è cresciuta tanto. È cresciuta tanto sotto tanti punti di vista, a livello di organico, di rosa, a livello di allenatore, a livello di mentalità sta crescendo, a livello di marketing, a livello di comunicazione. E adesso questo, adesso Lotito sta veramente provando a riconsegnare lo stadio Flaminio alla gente laziale. E se veramente ci riuscisse, sarebbe tanta roba, sarebbe veramente tanta roba. Io tra l'altro ce l'ho quasi sotto casa il Flaminio, io c'ho sotto casa anche lo Stadio Olimpico, quindi non mi posso lamentare sotto questo punto di vista. Però già costruire uno stadio di proprietà a Roma è difficile. Il Flaminio è veramente un bel dito al culo. Scusate se mi permetto di essere così materiale, ma il Flaminio è veramente un gran dito al culo. Ditemi che cosa ne pensate nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!